Wow, per un pelo. Ciao a tutti, sono Giorgio Messina e oggi sono qui per parlarvi di animali fantastici e dove trovarli. Il nuovo film della Warner Bros. Nell'universo di Harry Potter scritto dalla Rowling. Questo film darà inizio a una nuova saga di 5 film, sperando che siano tutti belli. Comincio col dire che questa volta in sala c'era un'atmosfera totalmente diversa, anche perché questa volta non era dedicata soltanto agli addetti stampa, ma c'erano anche dei ragazzi che avevano vinto dei concorsi cosplay, ovviamente in tema Harry Potter. Appunto, la mia vicina era Serpeverde e quindi c'è stata tipo una lotta che è durata tutto il film. No, non è vero. Oltre all'atmosfera in sala, devo dire che personalmente mi sentivo un attimo tornato piccolo, perché l'atmosfera e aspettare un film di Harry Potter, anche se non è un film di Harry Potter ma è nello stesso universo, devo dire che mi ha riportato indietro nel tempo, quando tutti noi aspettavamo con ansia, con molta ansia, il periodo invernale per poter vedere un altro film di Harry Potter, che era, io al tempo lo odiavo da piccolo, poi me ne sono ricreduto, ovviamente non so se si nota, che finalmente ha un senso questa collana, finalmente. In questo video almeno. In molti, mi ha compreso, chiameranno ancora per molto tempo questo film il nuovo film di Harry Potter, anche se assolutamente non è così, in quanto Harry Potter non è ancora nato, perché siamo, questo qua è un prequel, e il nostro protagonista si chiama Scamander, quindi non c'entra proprio assolutamente nulla, però sarà ancora così probabilmente per tutta la nuova saga, tipo andiamo a vedere il nuovo film di Harry Potter, ah ma non era finito, no ma quello vecchio che è nuovo, un prequel... Devo ammettere che prima di vedere il film avevo diverse preoccupazioni, in quanto tirar fuori una saga di film tratto da un libricino, spesso così, poteva diventare un nuovo L'Hobbit, anche se mi viene ancora la nausea per chiamarlo così, perché mi fa schifo L'Hobbit, si dovrebbe pronunciare L'Hobbit, visto che fa la caca. Nonostante io abbia molto apprezzato i film di L'Hobbit, devo dire che in molti punti il film era noioso e lento, in quanto non succedeva assolutamente nulla. Questo lo ritroviamo in Animali Fantastici e dove trovarli, però devo dire che i tempi morti sì ci sono stati, ma non nel senso di loro che non fanno assolutamente nulla, ma tempi morti di trama principale, che però sono conditi con scene comiche o comunque piccole cose che ti fanno passare questi, che vanno a riempire questi buchi. Quindi devo dire che non è stato assolutamente pesante, il film comunque dura 2 ore e mezza, quindi non poco. Dopo aver visto il film, devo dire che la mia preoccupazione si è trasformata da potrebbe essere lento a come saranno i prossimi 4 film, in quanto questo qua come trama era un po' povero, succedeva poco di cosa potrà succedere nei prossimi, quindi cioè io lo vedo più come un autoconclusivo questo. Devo dire però che la Rowling è quindi, cioè, famosa per aver scritto cose fichissime e quindi le diamo ragione per ora e aspetteremo con molta ansia il 2018 con il prossimo film. Prima di vedere il film, guardando il cast, ho notato che c'era anche Colin Farrell. Devo dire che per un attimo sono stato, non dico preoccupato, però quasi, in quanto non me lo vedevo assolutamente con bacchetta che faceva le magie, però è stato fottutamente cazzutissimo, spaccava i culi. Sì, questa è la bacchetta di Sambuco. Per quanto riguarda il 3D, non sono riuscito a capire se il film sia stato girato in 3D nativo o meno, però secondo me il film è stato pensato apposta per il 3D, in quanto in diverse scene le riprese sono fatte apposta per far fuoriuscire alcuni elementi della scena, e quindi questo succede soltanto se il film si pensa in partenza, in preproduzione, per il 3D, perché puoi anche convertirlo, ma se la scena è girata in un modo non puoi far uscire più di tanto un oggetto. Quindi devo dire, bel lavoro. Comunque il film è ben fatto, il 3D ci sta, quindi se potete andate a vederlo in 3D, perché ci sono molte cose che fanno di fronte allo schermo, quindi il 3D è consigliato, sempre ovviamente. No, non sempre, quasi sempre. Detto questo, procediamo come al solito alle scene che mi sono piaciute, che mi sono ricordato di più del film, e ovviamente, come al solito, in spoiler free! Nel mondo sono presenti tantissime tipologie di creature magiche, dalle più grandi alle più spaventose, alle più piccole, alle più strane. E poi ci sono anche quelle estremamente divertenti, come lo snaso. Lo snaso è un incrocio fra un ornitorinco, una gazzaladra ed etabeta. Perché? Perché ha le fattezze di un ornitorinco, più o meno. Ha la brama di cose che luccicano di una gazzaladra e ha una tasca qua davanti in cui mette qualsiasi cosa ed è tipo infinita, come, esattamente come etabeta. Devo dire che questo animale è estremamente divertente e mi ricorda tantissimo Scrat, che è lo scoiattolino dell'era glaciale, che come potenza comica è, devo dire, identica. Uguale, appunto in sala ridevano tutti, faceva morire, e hashtag snaso for president.
Un personaggio degno di nota è il nostro caro Jacob, che è il babbano della nostra compagnia. Babbano in inglese UK e Nomeg in inglese USA, perché da loro li chiamano in maniera diversa. Traduzione letterale dovrebbe essere non magico. Jacob si unisce alla nostra storia perfettamente per caso, perché loro due si scontrano, e devo ammettere che il film senza il personaggio di Jacob sarebbe stato decisamente più noioso, in quanto lui ha una potenzialità comica pazzesca. Senza dirvi troppo, vado a raccontarvi due piccole scene in cui era presente Jacob e mi hanno fatto molto sorridere. In una sono in un bar e lui beveva liquori magici e ogni volta che beveva faceva una risatina tipo isterica, acuta, tipo così, e ha avuto tipo 4-5 volte di fila e ridere. Dopo aver bevuto, ovviamente, ha picchiato Ron Perlman, che fa la parte di un elfo mafioso. Devo dire che ci riesce alla perfezione, era bravissimo. Un'altra scena in cui mi è piaciuto molto Jacob è stato quando assisteva alla preparazione e alla cottura di uno strudel in aria. Quindi è tipo stato lui che, essendo un po' grassottello e fa il pasticcere, quindi capite che le due cose si uniscono molto facilmente, è stato tipo questo strudel che volava in aria, intanto si faceva e si cucinava, e lui... cibo, bello! È stato, devo dire, abbastanza divertente. In quanto piacerebbe anche a me vedere uno strudel in aria che si cucina e me lo mangio subito. Ecco, ho fame adesso. Sinceramente non ho capito perché il nostro protagonista abbia dovuto prendere una nave da Londra a New York quando ci sono tantissimi mezzi magici con cui trasportarsi, tipo, le scope, ci vuole un sacco di tempo, però tipo la polvere volante, adesso non mi ricordavo il nome, la polvere volante, la smaterializzazione, non lo so, ci sarà stato motivo. Concludendo, il film mi è piaciuto abbastanza, anche se mi aspettavo un qualcosina di più. Devo dire però che è stato come tornare a casa dopo un lungo viaggio, dopo un lungo ed estenuante viaggio, in quanto il mondo di Harry Potter è stata la nostra casa, per noi, se intendo i fan di Harry Potter, per tantissimi anni. E non vedo l'ora di tornarci. Per questo però dovremmo aspettare il 2018. Detto questo, muovetevi e andate al cinema, ok? Mettete gli occhialini per il 3D, perché andrete a vederlo in 3D, vi sedete sulle vostre sedie e vi godete il film tipo così. Ah, bello, sì! Detto questo, io vi ringrazio, come al solito, se avete dei consigli o commenti scrivetelo pure qua sotto, like perché sempre, share, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Parole a caso in latino, finto!